giovani talenti dei conservatori italiani arricchiscono con la loro musica il palinsesto degli eventi di Expo Milano 2015. Ogni giorno, dal 18 luglio al 16 ottobre, si esibiranno sulla piazzetta di Palazzo Italia con diversi generi musicali, grazie a un accordo con il Ministero dell'Università e la Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica, un concept che si autodefinisce Vivaio Talenti. Così come il vivaio è un luogo che aiuta le risorse a germogliare e a svilupparsi, allo stesso modo i migliori allievi dei conservatori di tutta Italia porteranno la magia dell'arte e della musica nelle serate di Expo 2015. Suonare strumenti antichi è sicuramente un'ottima maniera per cambiare i propri parametri e le proprie abitudini, perché ci si trova di fronte a nuove tecniche e nuovi modi di approcciarsi allo strumento. Se avessimo la possibilità di avere degli strumenti antichi sarebbe chiaramente meglio per noi per affrontare questo tipo di repertorio, però chiaramente non è lo strumento che principalmente fa la differenza, ma è come viene suonata la musica. Credo sia importante riuscire a capire come va suonato un determinato repertorio di un determinato periodo, proprio perché significa suonarlo nel modo più vero. Ha la particolarità di essere musica molto piena di sensazioni, molto piena di umori. Si passa dalla gioia al dolore in poche battute. Seguire questo repertorio è come far risuonare echi di ere passate, mi dà questa sensazione qui. Parlando anche in generale anche della musica, se il cibo sazia il corpo, la musica sazia l'anima. Il lavoro del musicista è abbastanza complesso, richiede energie sia fisiche che mentali, quindi mangiare sano, dormire bene è importante, è vero, affinché orari, si possa sì. Avere una performance di un certo livello.